Quindi noi andiamo da, per la nostra squadra, da Giannini, da Filippo Giannini, lo salutiamo di essere in trasmissione con noi. Filippo, prima di andare a trattare alcuni temi, subito in campo la strategia che ho già visto riguarda una materia prima. Sì, Ci buongiorno sei, Giannini? Pietro, buongiorno Riccardo, buongiorno. Sì? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Senti? Ok, perfetto. No, avevo un ritorno. Sì, allora, oggi cerchiamo uno short sul rame. Questo perché, insomma, abbiamo assistito ad un downtrend piuttosto importante, partito alla fine del mese di marzo, minimi che sono stati fatti, insomma, verso la metà del mese di maggio. In questo momento il mercato sta rimbalzando, quindi sta cercando un rimbalzo. Siamo però arrivati a testare un livello, secondo me, importante, quindi un ex supporto. Posizionata a quota 4 dollari e 37. Qui avevamo visto un importante rifiuto del prezzo sia nelle giornate, un primo break al ribasso nella giornata del 2 maggio e un successivo pullback con evidente rifiuto del prezzo nella giornata del 5 maggio. Oggi il mercato è arrivato a ritestare con l'ultimo rally questo livelli vicini a questo ex supporto, quindi ora ci aspettiamo che funga da resistenza. Quindi cerchiamo in particolare una rottura di quello che è il range di oggi, quindi il range delle prime ore di contrattazioni, che è un range compreso tra 4 e 34, grosso modo, e dal lato opposto 4 e 28. Quindi entreremo short con un sell stop alla rottura del minimo di giornata. Lo stop è posizionato sull'estremo opposto, quindi 4.341, e il target è a 4.22, che è appunto un target coerente anche con la volatilità che ha caratterizzato di recente questo mercato. Grazie Filippo. E rimaniamo sulle materie prime perché non le abbiamo trattate quindi con Giancarlo e cerchiamo di trattarle anche insieme a te. E come valuti in questo momento la situazione sul petrolio? Un petrolio che abbiamo visto anche ieri rimane su quella fascia dei 110, più volte poi l'abbiamo trattato con te, abbiamo fatto qualche considerazione. Pensi che quei top che noi abbiamo visto con lo scoppio della guerra possono rappresentare un importante top e questi sono prezzi che in caso di ulteriori allunghi possono essere sfruttati per aprire posizioni ribassiste? Ma è difficile dirlo perché comunque siamo su una situazione nuova. Insomma, ecco, quello che sta accadendo chiaramente in questo momento è figlio, insomma, di una situazione che di fatto, insomma, di cui non abbiamo perlomeno memoria recente, ovvero veniamo da una crisi pandemica associata a quella che possiamo ormai definire a tutti gli effetti una crisi energetica. Figlia, insomma, chiaramente anche del conflitto tra Russia e Ucraina. È difficile pertanto ipotizzare uno storno significativo. Io non so se, diciamo, ecco, il mercato, perlomeno nel breve periodo, insomma, riuscirà a rompere al rialzo questi massi per quanto riguarda il petrolio, questi famosi 130 dollari, perché comunque sia l'economia è già sotto pressione, particolarmente stressata da tutta una serie appunto di costi, perché poi, insomma, l'abbiamo detto più volte, l'inflazione, la forte inflazione che stiamo vedendo specialmente in Europa è un'inflazione da costo, figlia anche del forte aumento di materie prime che sta mettendo, no, in crisi le aziende, che sta portando, insomma, un'inflazione a livelli, diciamo, ecco, non prevedibili fino a qualche mese fa. Quindi, diciamo, ecco, forse nel breve vedo magari, ecco, difficile che il mercato possa andare a rompere questi 130 dollari, però è altrettanto vero che, come dire, un mercato che comunque fa fatica a scendere è un mercato che a tutti gli effetti rimane rialzista. Nella giornata del 19 marzo è importante sottolineare
l'importante appunto reazione del prezzo dopo il test di quota 105, ma di questo ne avevamo già parlato anche la volta scorsa, di come insomma ecco su eventuali correzioni io mi aspettassi insomma ecco di vedere nuovo sostegno al prezzo per quanto riguarda il crude oil. Forse nel brevissimo, diciamo, ecco, il mercato potrebbe correggere, ma ecco, diciamo, ecco, quello che potremmo vedere è un crude oil magari che può andare a testare nuovamente i 107,5, forse 107, però insomma, ecco, in generale il trend si mantiene comunque sia long e quindi a mio avviso le correzioni sono in questa fase perlomeno un'occasione per riposizionarsi long. Grazie. E invece andiamo sul nostro mercato. Ieri, mercato azionario italiano, ieri abbiamo visto questa importante, possiamo dire, prova di forza del FTSE MIB, perché ieri era giornata di stacchi di dividendi, intorno all'1,44-1,45 l'impatto. Abbiamo visto il recupero praticamente del nostro indice principale con un leggero segno positivo, quindi è come se avessimo durante la giornata guadagnato quasi l'1,5-1,6%, con il ritorno sopra l'importante soglia dei 24.000 punti. Ecco, tu pensi che questi livelli, anche considerando la debolezza odierna, può considerarsi un'idea per sfruttare appunto il recupero del nostro indice principale? Perché credo, e io mi espongo, che il nostro indice possa andare anche a spingersi verso i 24.500 e a proseguire anche i 25.000 punti, rimanendo sempre un normale rimbalzo tecnico. Quindi pensi che questa fase attuale possa proseguire per quanto riguarda il nostro indice, quindi le fasi di debolezza possono essere sfruttate per andare nel breve su un movimento che dovrebbe portarci appunto verso quelle resistenze? Mi sa che ti sei bloccato, Filippo. Proviamo. Assolutamente no. Sì, allora il discorso è questo. Mi sentite? Sì, ti Sì, ti sentiamo, sentiamo. Filippo. Ok, perfetto. Vai, vai, parla, Filippo. Allora, il discorso è che su sì, Mi sa che non lo sentiamo bene. Quindi la domanda era appunto per cercare di capire se sul nostro mercato la debolezza odierna, anche in scia alla forza che è arrivata nella seduta di ieri di questo importante recupero con lo stacco di dividendi, poteva essere sfruttata per proseguire quel recupero che si è innescato, lo dicevamo prima anche con Giancarlo, durante le ultime 2 settimane. Settimane contrassegnate da un recupero per quanto riguarda gli indici europei, a differenza degli altri dei mercati statunitensi, che come abbiamo visto sono ormai con 7 settimane consecutive al ribasso, vicino a quel record, credo del 1932. Aiutami Riccardo se dico una baggianata o meno, però credo che si risale a quel periodo quando si videro 8 ottave consecutive al ribasso per quanto riguarda gli indici statunitensi. Sai cosa volevo chiedere io a Filippo invece? Vorrei rimanere sul fronte delle materie prime. Ah, guarda, lo vediamo. Filippo, ti rubo io 2 minuti. Vorrei parlare di materie prime e chiederti questo. Ieri abbiamo sentito l'ONU, insomma, schierarsi con molto vigore, con molta forza contro la Russia, non sul fronte della guerra spiccia, ma della guerra indotta. Il blocco delle materie prime che attualmente sono ferme nei porti ucraini. Soprattutto l'ONU ha parlato di quello che rischia di essere un autunno, e ne abbiamo parlato anche qui più volte, davvero all'insegna della fame, autunno, inverno e primavera prossima, all'insegna della fame per tanti milioni di persone. Credi che questa moral suasion possa avere degli effetti o no? E soprattutto, credi che si possa arrivare a una soluzione estrema, quale il blocco delle negoziazioni dei contratti future delle materie prime alimentari? Perché forse quella dell'ONU, come moral suasion e soprattutto come decisione spinta verso quei governi, penso Stati Uniti che hanno il Chicago Mercantile Exchange,
tra le loro peculiarità, ecco, potrebbe essere l'unica soluzione per davvero evitare una situazione drammatica in cui probabilmente avremo tanti morti per il cibo. Si può lasciare la mano libera al mercato e parla veramente un liberista convinto come sono io, vi sono forse delle situazioni di causa di forza maggiore, ecco. Ma sai, è difficile rispondere a questa domanda, sarebbe una soluzione, cioè un, come dire, possiamo chiamarla soluzione estrema, poi nella realtà non so neanche quanto possa essere effettivamente questa la soluzione. La realtà è che il rischio, così come lo hai descritto tu, c'è. Il fatto che secondo me prima all'inizio accennavate a un Biden, diciamo ecco, piuttosto, diciamo ecco, molto, molto rigido, no? Un cambio, una sorta di cambio di passo rispetto a quello che potrebbe essere il ruolo degli Stati Uniti, e questo secondo me è dettato da questa situazione, cioè dal fatto che le prospettive per quanto riguarda una crisi, una prossima crisi, oltre che energetica e alimentare, iniziano a farsi sempre più concreti. E quindi questo cambio di politica degli Stati Uniti, secondo me, rientra proprio in quest'ottica, ovvero un tentativo di mostrare i muscoli per cercare, diciamo, ecco, di far desistere la Russia dai propri intenti. Quindi evitare quella che a tutti gli effetti poi potrebbe essere una crisi umanitaria. Io non vedo altra, come dire, buona motivazione che possa aver spinto Biden a fare le dichiarazioni di cui parlavate all'inizio. È chiaro che siamo in una situazione di stallo e in questa fase, insomma, ecco, è difficile anche, come dire, ipotizzare un cambio di passo. Quindi chiaramente la Russia sfrutta le armi che ha, perché questo deve essere chiaro, che se questa è un'opinione personale, ma poi non credo neanche molto, se la Russia, diciamo, ecco, continua a potersi permettere, insomma, ecco, questo conflitto, è anche in ragioni delle armi che ha, sia sotto il punto di vista degli approvvigionamenti energetici, sia sotto il punto di vista degli approvvigionamenti alimentari. Quindi fino a che, insomma, ecco, non si troverà una soluzione sotto questo punto di vista, sarà difficile, diciamo, ecco, far desistere poi la Putin e la Russia dai propri intenti. Quindi è complicato. Io credo sempre che la diplomazia poi possa essere l'arma vincente. Credo che alla fine qualcosa si dovrà lasciare alla Russia per arrivare a, diciamo, ecco, ad un negoziato vero e ad una pace, comunque ad una se non pace, comunque ad una de-escalation che possa evitare rischi in questo momento per l'Europa ben più gravi. Questo sicuramente. Beh, direi, citavi le parole di Biden rispetto a Taiwan e la Cina. Forse è un presidente americano nella consapevolezza che il 50% del grano mondiale stoccato in Cina è una consapevolezza che quelli che sono il primo e il terzo produttore di grano al mondo sono in guerra tra di loro. Ecco, forse un po' più di lungimiranza si poteva avere. Vorrei capire se, certo, gli Stati Uniti hanno le coltivazioni OGM che peraltro non possono essere consumate in Italia, così come in tutta Europa per una questione regolamentare, eccetera, hanno una situazione di migliore equilibrio, di minore emergenza rispetto ad altre aree, però forse un po' più di savoir-faire non sarebbe servito, è detto da me, voglio dire, ce ne vuole, considerando quanto la tocco piano. Normalmente, personale giudizio mio è che tutti parliamo della questione energetica e abbiamo sentito poco fa anche il ministro tedesco anticipare come a giorni arriverà il via libera all'embargo del petrolio russo in Europa. Questa è già una notizia. Però tutti si focalizzano sulla parte energetica, ma secondo me è veramente la parte del cibo quella che sarà l'emergenza vera del prossimo autunno, inverno e primavera, perché se non abbiamo l'energia possiamo tenere il riscaldamento spento o poco più e provare a riscaldarci con una coperta pur avendo freddo, possiamo tenere una luce
spenta e vivere di giorno quando abbiamo la luce naturale, se non abbiamo il cibo, insomma, vivere un po' più difficile. Mio ragionamento, ovviamente, da spiccio, da ignorante, da virologo, da cos'è che aveva detto Max, devo chiedere al buon Pietro. Però, insomma, No, ma questo. questo è sicuro, infatti io sono pienamente d'accordo con te e non, cioè, se andiamo a vedere anche nella giornata di ieri, mi sembra ieri o l'altro ieri, nelle dichiarazioni del presidente Zelensky, insomma, ecco, lui ha parlato apertamente di questo problema, di queste navi, insomma, ferme nei porti ucraini, queste navi piene di grano e ha chiesto, insomma, ecco, alla Russia di sbloccare questi container proprio per evitare diciamo, ecco, nell'autunno una crisi alimentare. Quindi, secondo me, questo è un problema che è ancora più importante della crisi energetica. Anch'io chiaramente sostengo che le parole di Biden siano state, diciamo, ecco, troppo forzate, troppo dure nei termini, però, ecco, voglio, come dire, cercare di leggere tra le righe, cercare, diciamo, ecco, una motivazione. Se devo trovare una motivazione che possa averlo spinto ad utilizzare questi toni, sicuramente la paura di una crisi energetica, di una crisi alimentare più che di una crisi energetica. Comunque, io fossi l'ONU, invece che parlare, considerando che esiste la forza militare dell'ONU, dialogherei con Mosca, dialogherei con Kiev e direi: vi mando le mie forze ONU, magari dell'Africa, perché anche qui è un messaggio verso chi si cerca di salvaguardare i più deboli, e direi: le nostre forze, i nostri caschetti blu si occupano di portare fuori dai porti ucraini il grano e di distribuirlo ai paesi più poveri. Così, come soluzione, non i caschetti blu italiani, francesi o quello che si vuole, che magari creano irrigidimenti. No, no, prendiamo quelli africani, che insomma davvero sembra essere il popolo, il continente che ne soffrirà maggiormente. Così. Filippo, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata, buon trading, è sempre un piacere. Ah, e soprattutto non te l'ho fatti di persona, complimenti per il trade della scorsa settimana da quasi più 10%. Grazie, grazie mille. Dai, speriamo, insomma, ecco, di riuscire a recuperare in chiusura. Comunque manca poco più di un mese, ci proveremo comunque fino alla fine. Basta anche Arrivederci una a sola tutti. settimana per girare la storia del contest. Paio di operazioni sbagliate nostre, un paio vostre di quelle fatte bene, la storia di questo contest lo insegna. Tutto può essere in bilico fino anche all'ultima puntata. Buona giornata ancora. Chiaro. Di nuovo a Ciao voi, arrivederci a Filippo. tutti. Ciao Ciao Pietro, Filippo. arrivederci a tutti. Ciao.